Domenico Toscano, dire che siamo alle solite purtroppo, che incappiamo negli stessi errori, purtroppo si è visto un misto tra l'Avellino di Perugia e quello di Novara, poca roba davanti, presi quasi a pallonate sulla fascia destra, non li prendevamo mai, cos'è successo stavolta? Ma è inspiegabile come non riusciamo a fare la prestazione che facciamo in casa anche fuori casa, bisogna fare un'analisi veramente approfondita perché siamo completamente diversi dalla squadra che siamo in casa a quella che siamo fuori casa, anche se il primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata, poi il secondo tempo abbiamo perso le distanze, abbiamo sofferto la nostra fascia sinistra perché Lazzari ha fatto una partita straordinaria, nell'uno contro uno non riusciamo mai ad essere pronti a fermare o a ripartire, pericolosi pochi in avanti, abbiamo cercato di cambiare qualcosa durante il corso della partita per mettere tutte le potenzialità offensive che avevamo a disposizione, ma è cambiato ben poco. Ripeto, bisogna fare un'analisi approfondita perché siamo una squadra completamente diversa dalle prestazioni, dal risultato in casa a quella fuori casa. Se Castaldo unica punta, questi lanci lunghi forse non erano il massimo, ci ha costretto la spalla oppure? Ma ti costringe la spalla perché con 8 calciatori dietro la linea della palla, con 2 attaccanti che lavorano tanto e chiudono tutte le traiettorie, se non hai il calciatore bravo come lo hanno avuto loro il Lazzari sulla destra a saltare l'uomo, a creare la superiorità numerica, fai fatica. Noi molte volte con poca personalità cercavamo di mettere sta palla lunga per Castaldo che sinceramente in mezzo ai 3 difensori avversari poteva fare ben poco. Ripeto, bisogna fare un'analisi approfondita perché per le prestazioni che stiamo facendo fuori casa rispetto a quelle in casa. Ma l'analisi la fa anche Toscano su se stesso? Io assolutamente sì, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto fisico, ogni giorno la faccio l'analisi. Visto la spalla l'ha vinta un po' sulle fasce, forse Lazzari nella parte e Becchetto, quella di destra di Lazzari. Perché soprattutto il primo tempo di là sono venuti i maggiori pericoli, quindi sulla destra credo che abbiano spinto di più rispetto all'altro settore, è lì che noi abbiamo secondo me subito troppo rispetto a quello che dovevamo fare. Mister, adesso che è crollata anche la certezza, le certezze difensive lì dietro, come si guarda avanti, come si riparte? Perché l'Avellino faceva della solidità difensiva una delle sue maggiori prerogative nelle ultime partite. Ma si riparte come si è sempre ripartiti. Ci abbiamo domenica una partita difficile da rialzarci subito contro il Frosinone, ma sono convinto che i ragazzi lo faranno, però mi piacerebbe vedere la stessa squadra fuori casa come quella che vedo in casa spesso. Alla fine è arrivato un altro duro a Batosta, abbiamo dei motivi particolari per questo? Ma potrei stare qui ore e ore a parlare, ma qui in questi momenti bisogna stare zitti e muti e capire cosa c'è che non va nella testa, perché qui non è una questione né di moduli, qui è una questione di mentalità. E un Avellino, bisogna dirlo, fuori casa è debole mentalmente. Bisogna cambiare registro perché così non va bene. Bisogna lavorare, perché posso commentare questa sconfitta, ma io che sono amante delle statistiche, le parole stanno a zero. Qui torniamo a casa con 0 punti e un 3-0. Forse stavolta è stato un po' pesante, perché il primo tempo non ha demeritato l'Avellino, anzi è stato un po' sfortunato sul gol, che si è trovato la palla davanti e ha fatto gol. Quindi ora non commentiamo, non diciamo che è tutto nero, è tutto da buttare. Questo è quello che dico a voi, dentro di me non va bene niente. Non va bene niente, perché anche se prendi un gol c'è un po' di sfortuna, un episodio ti gira male, posso perdere, vado 1-0, vado a casa, sono stati più bravi, ma non possiamo perdere 3-0. Quindi Angelo ci dice che in rosa ci sono giocatori... No, non è una questione di rosa, è una questione di mentalità. Qui dobbiamo capire che le partite non finiscono mai, anche il 95esimo ci può essere una zampata, qua dobbiamo essere spietati. Anche ora non tiriamo in porta, è mezzo tiro si fa gol, noi non dobbiamo fossilizzarci che non facciamo un tiro in porta, perché i tiri in porta li sappiamo fare, in casa li facciamo e siamo molto pericolosi, quindi ci sono dei momenti che ti gira così e noi
però non puoi lasciare quel centimetro, perché c'è gente che, come nella Spal, gente forte che appena lascia un centimetro segnano e fanno gol. E quindi torniamo in casa con tre batoste, con tre piede sulle spalle, questo non va bene. Angelo, permettici una battuta, è stato strano annotare sul taccuino fallo di Arini su D'Angelo. No, vabbè, ci sta, anzi se non mi faceva fallo non era Arini, come io poi ci sta, come viene subito a darmi la mano perché siamo amici e vabbè. È stato l'anima. Invece, a proposito di ingenuità in campo, no, non ho visto, quindi non posso commentare. Si è sbagliato, è molto grave, quindi le orecchie gli vengono tirate. Non lo so, però ora non attacchiamoci a questo, perché ci sono state tante cose che non sono andate, ecco. Tu hai detto lasciamo stare i moduli, però intanto loro a destra dall'inizio fino alla fine ci hanno massacrati su quella fascia e qualcosa non funzionava lì, forse nei meccanismi contrapposti. Noi siamo passati a una difesa 3-5, una roba del genere, un po' particolare, che forse ha fatto perdere punti di riferimento o no? La realtà dei fatti è che abbiamo sofferto molto a destra. La nostra fascia sinistra, per capire. Sì. A destra con l'esterno, Lazzari... Andava forte, l'abbiamo sofferto, e dobbiamo stare attenti, bisogna studiare l'avversario, se non li studia apposta bisogna sapere tutto, il mister ci dice tutto in settimana dei giocatori e dobbiamo essere più svegli nel capire queste situazioni, però diamo merito anche a Lazzari che ha giocato alla grande. Ecco. Angelo, un'altra settimana di pressioni, contestazioni dall'esterno, come ci si rialza in questi casi, visto che alla fine i tifosi se la sono presa anche con Toscano, insomma se la sono presa un po' con tutti? Io penso, ci risiamo, è la solita storia. Io penso che noi la responsabilità ce l'abbiamo tutti, quando si perde dal magazziniere è inutile prendersela sempre col mister, la responsabilità ce l'abbiamo maggiormente noi calciatori che andiamo in campo. Dal magazzino fino al presidente ce l'abbiamo tutti, come i meriti, gli elogi, gli applausi ce li prendiamo tutti, dal primo fino all'ultimo, quindi dobbiamo capire cosa c'è che non va. L'unica cosa che mi sento di dire è che la settimana scorsa non me l'aspettavo un Avellino così vincente e convincente, perché conoscendo la piazza Avellino, dove la palla può scottare e ai primi fischi la squadra può essere rinunciataria, può sparire dal campo, ha avuto la personalità di non pensare niente, di portare a casa quella vittoria e ce l'ha fatta, quindi ce l'abbiamo, per questo sono fiducioso e automaticamente mi girano le palle, perché non possiamo fare queste figuracce. Semplice, allora Spal Sornione che ha trovato il vantaggio nel finale di primo tempo, poteva chiuderla sul rigore, poi alla fine proprio è stata devastante, è una vittoria sostanzialmente meritata, ma l'Avellino ha fatto davvero poco per impensierire della sua squadra. Ma è venuto a giocare la sua partita, sicuramente inizialmente era un po' noi un po' loro, poi l'abbiamo sbloccata con una bella azione da parte di Lazzari, poi avevamo avuto subito l'opportunità con Zigoni magari di chiudere dopo un minuto, non ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo abbiamo avuto il rigore e abbiamo sbagliato, quindi in queste circostanze c'è anche da temere, perché magari in Serie B appena concedi qualcosa vieni punito, invece noi siamo stati bravi a rimanere uniti, a cercare di la giusta determinazione, la giusta attenzione ci vuole in queste gare e alla fine siamo stati premiati con insomma, un'altra poi tripletta di Antenucci, che sicuramente ci fa molto piacere, perché insomma, è un giocatore per noi importantissimo, fino ad ora aveva avuto qualche problema, sia soprattutto fisico, ora si è rimesso e ecco, mi auguro ci possa dare quell'apporto che tutti aspettano e poter fare un campionato consono alle nostre possibilità. Tra l'altro la partita di stasera è la prova che i moduli contano poco, uno sente 3-5-2, immagina la squadra abbottonata, invece sugli esterni lavorando bene, ecco cosa può succedere. Sì, ma noi giochiamo in questa maniera, però insomma in fase di proposizione cerchiamo sempre di attaccare con tanti uomini. Questo è un modulo nato come un difensivo, però bisogna poi vedere gli interpreti e come viene interpretato. Credo insomma da un anno e mezzo, due quasi, che io sono qua, per le caratteristiche di questi giocatori giochiamo in questa maniera e cerchiamo insomma di dare forza alle qualità dei miei ragazzi, ecco, e questo ci sta dando dei buoni risultati. Questo l'ho chiesto anche a Lanza di questa
un caso secondo lei che tutte le neopromosse più o meno tutte stanno facendo bene in questa più o meno prima fase di campionato? Ah, sicuramente partiamo dal fatto che abbiamo lo zoccolo duro dell'anno passato, anche se noi purtroppo avevamo tanti esordienti, magari inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà, come era normale che fosse, anch'io sono esordiente, quindi insomma c'era da capire un po' qual era il tipo di campionato e le qualità dell'avversario, però insomma tutto l'aspetto della mentalità, della voglia, della determinazione, c'era la voglia di tutti noi di potersi migliorare e di dimostrare che eravamo all'altezza. I ragazzi lo stanno facendo e quindi questo mi riempie di orgoglio e sono felice che loro possano dimostrare le loro qualità. Mister, cosa è stato l'effetto Capello, per fare una battuta? L'abbiamo vista particolarmente coinvolta oggi anche con delle domande a mister Capello. Ma io mi auguro che possa tornare, perlomeno se questo è l'effetto, è un effetto positivo. No, abbiamo ricevuto i complimenti da un grande allenatore, prima giocatore, che è partito da qua la sua carriera, ci ha fatto molto piacere la sua presenza perché insomma porta tanti tifosi della SPAL, ricordi eccelsi dove insomma c'è stata una storia importante, quindi era giusto anche dare un riconoscimento a un personaggio del genere. Se gli ha colpito la frase testare la qualità dell'avversario, qual è stata la qualità dell'avversario di stasera? A noi è andata non granché. Ma direi che noi siamo stati bravi a approfittare di qualche loro indecisione, sicuramente devo dire insomma sulla parte destra, specialmente con l'Asi, l'abbiamo messa in grossa difficoltà, ma non è solo l'Avellino, il ragazzo quando sta bene è un giocatore, sicuramente potrà dimostrare e sta dimostrando le sue qualità e quindi noi ci giochiamo spesso, Schiattarella e lui da questa parte, di là con Mora e Beghetto o Del Grosso e sia, insomma è un gioco che si cerca parecchio di sviluppare con i quinti e alcune volte ci riusciamo, altre meno, però insomma credo che oggi insomma sia grande merito della SPAL per aver vinto questa partita meritatamente. Lazzaro, innanzitutto complimenti per la partita imprendibile su quella fascia, è stata un po' quella la chiave della partita. Sì, grazie mille. Sinceramente siamo partiti forti sin da subito, abbiamo provato a metterli là perché comunque giocavamo anche in casa, venivamo da una sconfitta e quindi abbiamo provato sin da subito a fare la partita e ci siamo riusciti. Hai messo in crisi Asma, alla fine è dovuto uscire prima sotto la doccia, espulso. Cosa è successo in occasione della prima ammonizione per te? Della prima ammonizione praticamente l'ho scattato e mi ha preso palla e gambe, niente, sono rimasto per terra un attimo, è venuto lì, mi ha detto qualcosa, mi ha toccato il viso, così io mi sono alzato, mi ha preso l'ammonizione tutti e due e poi il secondo giallo è nettissimo perché ho scaricato la palla, ho provato a ripartire e mi ha bloccato, quindi penso che i due gialli ci stiano tutti. Anzi, voi non lo sapete, lo diciamo noi, che l'Avellino purtroppo in trasferta è sempre così molto arrendevole, rinuncia a dare, non tira quasi mai in porta. Vista dal campo, c'è una spiegazione, hai un modo per trovare la risposta, c'è il motivo di questa arrendevolezza? Allora, sinceramente non saprei dire perché comunque oggi il primo quarto d'ora 20 minuti comunque la partita era equilibrata, poi siamo venuti fuori un po' di più noi, li abbiamo messi là e poi è più difficile perché comunque venire qua a giocare al Mazza con tutto il pubblico che ci dà una spinta in più non è semplice per nessuno. La Spalla che difende bene, concede poco e al momento opportuno assesta il colpo, una squadra molto concreta e spietata. Sì, oggi penso che in fase offensiva abbiamo quello che abbiamo creato, poi abbiamo finito, quindi siamo molto felici. In fase difensiva penso che abbiamo subito quasi niente, forse un tiro in porta nel secondo tempo e quindi abbiamo trovato una bella quadratura, nonostante il passo falso della settimana scorsa a Frosinone, però che ci può stare e quindi siamo consapevoli della nostra forza. La situazione più amara di questa sera la facevano alcuni colleghi qui di Ferrara, la peggiore squadra vista fino a questo momento, l'Avellino, secondo te? Diciamo che oggi l'Avellino bisogna dire che ha trovato una grande spalla, perché comunque oggi sin dai primi minuti fino al 90esimo abbiamo corso, ma veramente tanto, siamo stati aggressivi, non li abbiamo lasciati giocare, quindi non era facile per nessuno oggi. Le neopromosse che volano è comunque il segnale di una B che è sempre apertissima. Sì, certo. Noi veniamo primo anno in Serie B, molti di noi sono primo anno in Serie B, quindi sapevamo che era un campionato un po' complicato, equilibrato. Le prime giornate abbiamo faticato un po', però adesso ci stiamo rendendo conto di cosa vuol dire la Serie B, quindi stiamo crescendo man mano.